Salve a tutti, o miei affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa nuova puntata, a questa nuova recensione di un film di John Landis, ovversia la terza parte della trilogia di Beverly Hills Cop, quindi Beverly Hills Cop 3, con Eddie Murphy sempre. Anche qui mi scuso se la puntata di The Youtubers non è realmente collettiva, ma purtroppo, come vi ho già spiegato nelle altre puntate, tutti noi The Youtubers siamo di città diverse, quindi possiamo vederci fisicamente solo in determinati momenti dell'anno, in determinate occasioni, a parte io e la zia che siamo fidanzati, quindi in qualche maniera stiamo praticamente sempre insieme, però in questo periodo non stiamo benissimo, forse si sente anche dal naso un po' chiuso, quindi lei è a casa sua con l'influenza, io a casa mia con l'influenza e quindi insomma. Comunque, ciancio alle bande, bando alle ciance, comincio io parlandovi di Beverly Hills Cop 3. Ciao miei affezionatissimi e rari amici e benvenuti alla puntata numero 210 di Oggi Te Le Prendi. Questa sera, come ho già detto nell'intro, ma lo ripeto perché fa sempre ricchezza, continuo e finalmente riprendo la tanto da voi amata rassegna di film di Eddie Murphy e ovviamente dedico la puntata all'utente Alex Vale che per primo mi ha chiesto la rassegna di questi cazzo di film di sto cazzo di Eddie Murphy. Per il resto, questa sera recensisco quello che al momento è il finale di quella che al momento è la trilogia di Beverly Hills Cop, ovversia il film del 1994. Per la regia di John Landis, che per la terza volta dirige Eddie Murphy, Beverly Hills Cop terzo. Questo DVD qua. Questo è il retro, come vedete, ve lo faccio vedere un po' meglio, eccolo qua. E ovviamente, come sempre, vi faccio vedere l'interno in modo che capite che originale è. Ecco qua. Guardate che bellino che è il DVD. Eccolo qua. Allora, perché mi sentite un po' dubbioso su questo film? Allora, anche perché mi pare di avervi detto nelle puntate precedenti che tra tutti i vari personaggi di Eddie Murphy, quello di Axel Foley è un personaggio a cui sono molto affezionato perché i due Beverly Hills mi piacevano tantissimo. Quindi poi a me piacciono i polizieschi, quindi mi piacciono le commedie, quindi un film che univa poliziesco e commedia, secondo me era perfetto, anche perché ricordiamo che, almeno è una mia opinione, però essendo stato il primo film in assoluto di Eddie Murphy, 48 ore, che anche quello era una commedia poliziesca, e subito dopo ha fatto uscire Beverly Hills Cop. Secondo me, lui in qualche maniera con Beverly Hills Cop ha voluto perfezionare lo stile di commedia poliziesca che aveva iniziato con 48 ore. E in effetti ci è riuscito perché poi Beverly Hills Cop ha avuto un successo incredibile. Tant'è vero che ne hanno fatti tre, mentre di 48 ore si sono fermati a due, non ne hanno più fatti altri. E allora, il film 48, Beverly Hills Cop terzo non è brutto in sé, è un bel film. E devo dire che la continuity della storia è stata anche resa molto bene, cioè comunque hanno fatto passare 10 anni anche nella storia, non solo anagraficamente, perché Beverly Hills Cop 3 è uscito 10 anni dopo il primo. Anche nella storia hanno fatto passare 10 anni, quindi hanno invecchiato di 10 anni i vari personaggi. E
E diciamo che si scoprono varie cose, per esempio dei due poliziotti di Beverly Hills che aiutano Axel e poi diventano suoi amici. Quello più vecchio, Taggart, non si vede nel terzo film perché è andato in pensione. Al posto di Taggart c'è un altro agente in età da pensione che fa coppia sempre con Billy Rosewood, che è sempre interpretato da Judge Reynolds, che per la terza volta riprende il ruolo. E anche qui Billy Rosewood l'hanno fatto aumentare di gradi e di carriera, e adesso è un dirigente, non è più un cioè è anche un poliziotto, ma è dirigente, insomma. Anche Axel è diventato ispettore, insomma, hanno fatto progredire i personaggi oltre che le età anagrafiche degli attori. E il film, ripeto, non è brutto in sé, il film è un bel film, ha delle belle battute, ha dei bei momenti, ha delle bellissime scene di azione, eccetera. Quindi il film in sé è bello. Perché non mi piace? Cioè, non mi piace. Non mi piace quanto gli altri due. Allora, il primo motivo è che, per carità, sono felice che l'abbiano fatto, ma effettivamente non c'era bisogno di farlo ai fini della storia, perché, e lo dimostra il fatto che tra il secondo e il terzo sono passati la bellezza di 6 anni, mentre invece tra primo e secondo sono passati 3 anni soli. E alla fine di Beverly Hills Cop secondo la storia finiva lì. Basta, non c'era una eventuale terza ipotesi. La storia finiva lì, punto. Non vi svelo il finale, tanto lo conoscete. Ma la storia finiva lì, basta, non c'era altro da dire. E quindi poi, infatti, per anni non è mai uscito sto Beverly Hills Cop terzo. Quando è uscito, casualmente, perché la scusa ufficiale era la saga compie 10 anni, vogliamo festeggiare regalando ai fan questo ultimo capitolo di quella che ormai è diventata la trilogia di Beverly Hills Cop. Quello che in realtà non si sa, cioè si sa ma non viene detto, è che in quel periodo, nei primi anni 90, Eddie Murphy ha cominciato a collezionare un flop dopo l'altro. Vedi Il principe delle donne, vedi Vampiro a Brooklyn, vedi parecchi film che ha fatto nei primi 5-6 anni degli anni 90, che sono stati tutti flop con incassi al botteghino sempre più bassi. Quindi viene spontaneo pensare che Eddie Murphy, che per tutti gli anni 80 era stato abituato sempre ad avere incassi stratosferici, vedendo questo calo di popolarità, ha pensato bene di ricorrere al suo personaggio più amato, cioè Axel Foley, e riproporlo per la terza volta. E in effetti, come volevasi dimostrare, appena è uscito Beverly Hills Cop terzo, la carriera di Eddie Murphy è risalita alle stelle. E infatti poi i film successivi sono stati tutti abbastanza buoni come film e come incassi. È un po' come Stallone, che ha fatto la stessa cosa, che quando ha visto la sua popolarità scendere ha ributtato fuori Rocky e Rambo, facendo appunto Rocky 6, Rambo 4, adesso Rocky 7 e Rambo 5. Sembrano scherzi, ma li stanno facendo davvero, ragazzi. Comunque ne parleremo in altri momenti. Dicevo, e quindi è uscito sto Beverly Hills Cop terzo, che alla fine era un modo non detto di rilanciare la carriera di Eddie Murphy ormai in declino. Per inciso, la stessa cosa sta succedendo ora, 22 anni dopo, 21 anni dopo il terzo film. Ormai gli ultimi film di Eddie Murphy stanno scendendo come qualità. Hanno avuto un momento che si sono alzati fino al 2008, 2009, dopodiché negli ultimi 2-3 anni
i film dopo il 2009 hanno cominciato di nuovo a scendere come incassi. Non a caso, adesso che la popolarità di Eddie Murphy sta scendendo, ha annunciato che l'anno prossimo tornerà Axel Foley in Beverly's Cop 4. Che strano caso che anche questa volta che sta di nuovo facendo flop Eddie Murphy, buff, esce fuori un nuovo Beverly's Cop. Che strano! E addirittura in questo qui ritirano fuori il personaggio di John Taggart. Quindi, vabbè, non l'avevano mandato in pensione sul terzo film? Non so come lo riutilizzeranno questo personaggio. Lo scopriremo tra un anno. Comunque, motivi a parte per cui fanno Beverly's Cop 4, io questo Beverly's Cop 3 ve lo consiglio e boh, magari a voi piace interamente, non con la riserva come piace a me, perché a me piace sto film, è solo che mi puzza un po' di manovra per salvare la carriera di Eddie Murphy. È bello, non è brutto, però non mi sembra un'opera artistica quanto un'opera meramente commerciale. Però è una mia opinione, magari sbaglio, quindi prendetela con le pinze. Pinze, pinze, sempre pinze! Vabbè, era una citazione da Futurama. E allora, niente ragazzi, la recensione finisce qui perché non voglio svelarvi come finisce questo film. Però ve lo consiglio perché secondo me è comunque un bel film che va visto. Se vi piace Eddie Murphy, compratelo, anche se ho paura che cominci a non trovarsi più. Però di sicuro trovate il cofanetto con la trilogia di Beverly's Cop, quindi se non trovate più il DVD singolo, di sicuro trovate la trilogia con i tre film. Bene, non pensavo di poter essere così illuminante. Comunque, adesso, dal momento che siamo giusti e siamo sempre aperti a nuove situazioni, a nuove persone, abbiamo in collegamento audio il mio socio Luigi di Non Solo Trash. Quindi, vai Luigi, no, di qua, ogni volta mi sbaglio perché la webcam ha le parti invertite. Quindi vai Luigi e dici tu come la vedi, cosa pensi di questo bel film. Vai Luigi. Grazie per la linea, Antonio. Oggi ci avviamo alla conclusione di questa saga, cominciata appunto con Beverly Hills Cop e poi continuata con Beverly Hills Cop 2 e appunto conclusasi stavolta con Beverly Hills Cop 3. Naturalmente in Italia un piedipiatti a Beverly Hills 3. Però arriviamo a questo terzo capitolo, un po' stanco, uscito con tanti anni di ritardo ormai, dove vediamo comunque un Eddie Murphy piuttosto stanco, si vede, un pochino stanco, senza verve, senza voglia. Un po' svogliato, ecco, effettivamente nel ruolo dell'agente Axel Foley. E quindi di conseguenza questo terzo capitolo risulta essere abbastanza tirato un po' troppo per le lunghe, effettivamente. Ha una storia piuttosto infantile, non me lo sarei mai aspettato da John Landis, un film come questo, una caduta così di stile di John Landis, però naturalmente non mancano i vari elementi che compongono lo stile registico e narrativo di Landis. Naturalmente la violenza proprio senza filtri, una violenza proprio così, proprio cruda, dove appunto vediamo sangue, gente che muore, persone che vengono sparate, uccise, insomma, vediamo di tutto e di più. E questo si vede che la violenza è proprio uno dei massimi argomenti che trattava spesso e volentieri Landis. Si stava già pensando a un sequel dopo questo terzo capitolo, che, ripeto, per me, per quanto mi riguarda, è uno dei peggiori della saga di Beverly Hills Cop, purtroppo. Devo dire, perché effettivamente io Landis lo adoro come regista, e Eddie Murphy anche, però purtroppo questo duo, che comunque già si era formato parecchi anni prima con Landis e Eddie Murphy, perché effettivamente Landis e Eddie Murphy sono stati molto attaccati quando hanno fatto sia Un principe cerca moglie e prima ancora naturalmente Una poltrona per due, uno dei film migliori di Landis probabilmente. Però questo film qui purtroppo si rivela uno dei suoi
non dico peggiori, però effettivamente è uno dei peggiori della saga. Ha una storia piuttosto infantile, con delle gag piuttosto prevedibili, infantili, un po' scontate. Effettivamente è un film tutto scontato. La noia purtroppo pervade l'intero film. Si riesce a seguire il film, però con molta lentezza, si riesce ad arrivare alla fine con una stanchezza che voi non immaginate. Però il sequel, che tutti appunto credevano dovesse uscire da lì a poco tempo, non si è mai appunto verificato, perché non è mai uscito questo quarto Beverly Hills Cop. È abbastanza, devo dire la verità, ripeto, infantile come storia, proprio l'intero film purtroppo, quindi non me l'aspettavo da Landis, però dai, insomma, è un film che chiude il cerchio, ma lo chiude male purtroppo, come capita spesso e volentieri con i seguiti, quando si calca troppo la mano. Secondo me si potevano già fermare al 2, che secondo me è ancora meglio del primo in certi versi. Quindi Antonio, ti ripasso la linea e ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlare di questa trilogia. Vai Antonio. Grazie Luigi, come sempre il migliore tra tutti. E adesso finalmente vi presentiamo un nuovo membro dei The YouTubers che purtroppo è entrato in squadra dopo che ormai avevamo già stampato le magliette, era già pronta la sigla. Quindi diciamo che è un membro un po' fantasma in questo momento, poi dalla stagione 4 sarà ufficializzato se vorrà ancora continuare a collaborare con gli YouTubers. Quindi vi presentiamo Gabriele Massarello. Ovviamente vi esortiamo a iscrivervi al suo canale. Basta che scrivete Gabriele Massarello cercate Gabriele Massarello su YouTube, trovate il canale e vi iscrivete. Quindi iscrivetevi. Vai Gabri! Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova recensione. Sì, non farò le recensioni tutti i giorni, ma le farò quando ci avrò voglia. Allora ragazzi, oggi finiamo una trilogia, finalmente dopo un sacco di tempo, che sì, farò il video quando voglio perché non so, sono fatto così, sono strano, lo so. Ragazzi, prima di cominciare io voglio ringraziarvi per i 10 iscritti, grazie veramente, vi bacerei tutti. Spero che andremo avanti. Aspetta un secondo, andiamo a mettere a posto. Oggi ragazzi finiamo una trilogia finalmente che da un po' che la volevo finire, ovvero con un film del 1994 per la regia di John Landis, che per chi non lo conoscesse è il regista che ha diretto Eddie Murphy per esempio, per fare un esempio in Una fortuna per due e quel capolavoro che è Il principe cerca moglie, che è molto bello tra l'altro, e ha diretto il terzo capitolo della trilogia di Beverly Hills Cop 3. Eccolo qua in tutta la sua superba bellezza. Partiamo con questo film, ragazzi, ce ne sarebbero tante da disquisire fuori in questo capitolo. Allora, di cosa parla però questo film? Vediamo Axel Foley, a un certo punto lo vediamo in un luogo a Detroit, esattamente in Michigan, e sta cercando delle persone in un'officina che pensa che loro siano dei ladri, in realtà poi lo sono. Praticamente loro vendono le auto rubate. Durante però questa, diciamo, questa rapina, durante questo, diciamo, assedio che loro devono fare, praticamente viene ucciso il suo capo Todd, il capo ispettore Todd, da questo Alien's the World, che poi vi spiego chi è. E praticamente cosa fa? Lui praticamente l'insegue, Axel Foley l'insegue, vi spiego in breve, l'insegue. Purtroppo le targhe sono false di questo furgone. E però questo furgone è di proprietà di Wonderworld. Quindi lui dovrà andare di nuovo a Beverly Hills, esattamente a Wonderworld, per scoprire come mai hanno ucciso e sapere chi è che ha ucciso il suo capo, diciamo, tra virgolette, l'ispettore Todd. Ovvero ci sono la strama perché ce ne sarebbero tante da dire su questo film, diretto da John Landis. Premessa. Sono d'accordo con tutti quelli che dicono che questo, ragazzi, è il peggiore della serie, perché è vero. Questo, ragazzi, Beverly Hills Cop 3, nonostante non sia un bruttissimo film, è il peggiore della serie, veramente. Perché ha un'idea, cioè la storia di per sé è carina, non è per nulla originale, però è carina. Allora, poi tra l'altro in questo film, tra l'altro, manca un personaggio fondamentale, c'è Billy Rosewood, c'è Jonah
John Heston, che per la terza volta riprende il ruolo di Billy, sempre Axel Foley, detto da un bravissimo Eddie Murphy, sempre, perché per me è sempre bravo Eddie Murphy. Poi torna il personaggio di Serge, interpretato da Bronson Pinchot, che ritorna in questo secondo capitolo, in questo terzo capitolo, visto che nel terzo purtroppo non c'era, non si sa perché nel secondo capitolo non c'era, non te lo dico in questo terzo capitolo, che tanto per ora è l'ultimo della serie. Però cosa posso dirvi di questo Beverly Hills Cop 3? Allora, innanzitutto, manca Taggart, John Heston manca, poi ti dicono che purtroppo è andato in pensione, e dicono tra l'altro, si diceva, che dovrebbe tornare nel quarto, dicono, però si spera, però qua manca. Infatti credo sia stata una delle critiche che sono state maggiormente date a questo film, che mancavano due personaggi storici della serie, ovvero John Heston, John Heston, Taggart, e Ronnie Cox, mi pare, che non mi ricordo come interpretava, tipo era il capo di Beverly Hills, mi pare, il capo della polizia di Detroit, di Beverly Hills, non mi ricordo come si chiama, ma ricordo l'attore, Ronnie Cox. Manca anche il suo personaggio, che però vabbè, lui non era molto importante, nel secondo sì era importante, ma nel primo non così tanto. Ci sono personaggi importanti, soprattutto quello di John Taggart manca, però a parte questi due personaggi la storia potrebbe prenderti. Ragazzi, io lo dico sinceramente, questo film non è brutto di per sé, non è all'altezza dei primi due, lo so che questa recensione sta diventando confusione, lo so anch'io, ma non so cosa dirvi di preciso di questo film, perché alla fine è un buon film. Ha delle buone scene d'azione. La regia non è neanche tanto male, perché Landis veramente non vi direi mai che è un cattivo regista, perché non lo è cattivo regista. Tra l'altro, durante le sue interviste, Eddie Murphy ha detto che questo film, secondo lui, a parte che è il peggiore, il più debole, l'ha messo lui stesso, che questo film è il peggiore della serie, secondo lui stesso. Ma non è un bruttissimo film, non lo direi mai. Il problema è che non è all'altezza dei primi due, secondo me. La storia è carina, non è l'altezza dei primi due, come ho detto, perché di gran lunga è anche originale la storia dei primi due, un pochino, però si prendeva anche poco seriamente. Questo è divertente, per l'amor di Dio, è divertente, lo dobbiamo mostrare di DVD, che l'abbiamo mostrato, sì, lo dobbiamo mostrare un'altra volta nel caso. Ma, tanto questa è della Widescreen Collection, tra l'altro. Allora, non è un bruttissimo film, non direi mai un bruttissimo film, Beverly Hills Cop 3. Però il problema è che non è all'altezza, secondo me, dei suoi precedenti capitoli. Che cosa posso dirvi altro? Allora, ha delle bellissime scene d'azione, come ho detto, non è pari, secondo me, del secondo, perché Tony Scott è lì proprio un maestro dell'azione, quindi Landis, per quanto si impegni, secondo me, a livello d'azione, Tony Scott era molto più bravo. E tanto prima c'è stato Martin Brest, poi c'è stato Tony Scott e poi è finito Landis, e non si sa chi dirigerà il quarto. Scusate, sporco sporco, scusate. E non sapevo da dirvi, perché è un filmetto, è passabile, non è il miglior film di Eddie Murphy, non è sicuramente il miglior film che ha fatto John Landis, perché mi pare che John Landis abbia anche diretto altri film comunque anche molto importanti. Mi dispiace che abbia diretto quest'ultimo terzo capitolo, che purtroppo non è il migliore. Comunque il DVD si dovrebbe trovare, perché comunque è un film del 94. E come detto da tanti, questo film potrebbe essere una cosa, diciamo, commerciale, diciamo, visto che negli anni 90 Eddie Murphy non era molto, non aveva tutto questo gran successo, per i flop che ha fatto, per esempio, visto che negli anni 90 non è che ha fatto grandi film. Ha voluto riproporre il suo personaggio più bello, che è Axel Foley, in questo terzo capitolo, e visto che in quell'anno era diretto da John Landis, ha voluto affidargli la regia di questo terzo capitolo. Ma io, quando lo fai in televisione, me lo guardo anche, però preferisco i primi due, cioè i primi due sono veramente, sono, non sono capolavori, però sono sicuramente dei gran bei film, cioè hanno fatto la storia. Questo è passabile. Dico tutto questo, è passabile, la storia è carina, i personaggi sono buoni alla fine, anche quelli nuovi. Per esempio, l'antagonista di questo film è stronzo e funziona. Purtroppo
è banale, cioè non banale nel senso che è brutto, nel senso che è il classico cattivo che ti sembra buono, agli atti pare buono, al protagonista, che ovviamente è quello che gli ha fatto un torto alla fine, che gli fa il torto, l'antagonista fa il torto al protagonista che gli uccide qualcuno in questo caso, lui pensa che sia cattivo, in realtà per gli altri è un buono e alla fine si risulta ovviamente il classico cattivo. Ecco, questa è una storia, diciamo, abbastanza banale, diciamo, del cattivo che sembra buono per tutto il tempo per gli altri, invece per il protagonista no, e alla fine cos'è? Uno stronzo, come invece. Però l'attore devo dire che fa un buon lavoro, e a parte la regia di Landis, che è comunque buona, l'antagonista ci sta tutto, a parte che è un po' stereotipato, ma ci sta tutto, il cattivo, come ho detto, lei ci sta tutta, la storia anche. Cioè, la storia più o meno ti prende alla fine, non come gli altri due, ma ti prende. Per l'amor di Dio, sono contento che questo film l'abbiano fatto, eh. Allora, secondo me, di questo terzo film, secondo me, hanno rivisto tantissimo la sceneggiatura, secondo me. Sicuramente perché in quel periodo. Sapete perché? Allora, vi dico un'ultima cosa prima di andare via. Sapete perché il personaggio di Ron Tucker manca in questo film? Perché in quel periodo l'attore mancava appunto, non, durante le riprese di questo terzo film. Non poteva un onesto, quindi hanno voluto fare questo terzo film senza di lui. E io non ho chiuso il lettore in questo finale, mi vedrete chiudere il lettore. Questa recensione, tra l'altro, lo devo dire all'inizio, ma lo dico adesso, è in collaborazione con dei YouTubers, quindi mando un saluto a, prima di finire, un saluto a Teleprendi, non solo Trash, a StoryFMV, Simone Landi. Grazie se le prendi, tutto in descrizione, tanto forse ci metterò un casino, ma li metterò forse alla fine quando farò tutto il video, che è il video per te. Comunque, io ho detto quello che ne penso di Beverly Scop 3, secondo me è un buon film, ma non all'altezza dei primi due, si dovrebbe trovare il DVD, comunque vi consiglio ovviamente di comprarli con la trilogia completa che vi mostro velocemente. Aiuto. Eccolo qua. Dovete trovare secondo me questo cofanetto, che lo finisco ragazzi perché siamo già 10 minuti. Se trovate questo cofanetto con scritto Beverly Scop 3 Collector, siamo proprio Beverly Scop 3 film tra l'altro, e se trovate questo cofanetto si dovrebbe trovare, io l'ho comprato tanto di recente, cioè parecchio tempo fa l'ho comprato, e comprate tutti i film come potete vedere, dal primo al secondo al terzo. Il primo di Martin Bresi, il secondo di Scott e il secondo il quarto di John Landis. Comunque, ragazzi, questa recensione finisce qua. Forse domani farò una live. Non lo so, sarà la prima live, forse farò, non lo so se la farò. E niente, io vi ho detto cosa ne penso di questo Beverly Scop 3. Sono contento che l'abbiano fatto, ma secondo me non è all'altezza dei primi due, nonostante sia un buon film. Intanto, il nostro caro Eddie Murphy purtroppo non gli piace molto questo film, ma come sapete a me. Vi dico brevemente cosa ne penso. Secondo me quando ti penti di un film che hai fatto, ormai non puoi farlo, cioè vuoi fare, ma è un po' stupido. Ormai l'hai fatto, ormai il film che ti sei pentito l'hai fatto. Quindi ormai non lo facevi e basta. Cioè, se ti penti di film che hai fatto, perché allora l'hai fatto? Vabbè, l'epoca, vabbè, chissà. Però comunque, buon film, ma non altri dei primi due. Comunque è un buon film, ragazzi, compratelo. Benissimo, grazie Gabri, veramente illuminante. E adesso sentiamo il nostro prode Max Style FMV cosa ci racconta di questo film. Passano ben 7 anni e nel 94 esce Beverly Scop 3, un piedi piatto a Beverly Hills. C'è sempre Axel Foley, il poliziotto che interpreta Eddie Murphy, e quindi Axel questa volta dovrà imbattersi di nuovo lì a Beverly Hills, ma stavolta tutta la vicenda è ambientata in un parco, una sorta di parco stile Luna Park, e qua c'è il discorso di una sorta di riciclaggio di denaro sporco, qua e là, tutte queste storie qua, però questo film punta tanto sulla giocosità, cioè il discorso stealth, azione, un po' perde tanto ed è molto sulla comicità, diciamo. Questo film non è stato accolto benissimo, è bello, però è per divertirsi dei soldoni. Diciamo
si dissocia completamente dagli altri due. Sì, è bello in certe cose, meno in altre, questo. Poi c'è un cameo di George Lucas anche, no? Se vede un momento, perché sono appassionato. Questo, sì, non è abbastanza, diciamo. È totalmente quasi diverso dagli altri, come ho detto, vi dovrà combinare quest'altra gang qua e là. Precisamente la trama è quella, però è molto più giocoso, detto in soldoni. Ecco, quindi questa qua è la trilogia di Beverly Hills Cop, le avventure di Axel Foley, interpretate da Eddie Murphy. È una bella trilogia, principalmente i primi due sono i migliori, dopo il tre, diciamo, è un po'. È un altro genere, diciamo. Doveva esserci anche il quarto, non si sa più nulla. Comunque, vedremo come vanno le cose. Yes, questa qua è la storia. Sono film che vi consiglio. Un saluto da Style FMV. Yo, Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. Purtroppo Gabriele, per motivi di tempo e organizzativi, non ha potuto essere con noi a Trani durante le riprese della terza stagione. Quindi ci saranno questi episodi un po' recuperati alla fine, insomma. Ma d'altronde, se ci seguite da un po' di tempo, credo che ormai sappiate che ci sono gli episodi girati sul set e poi quelli fatti tra le live, le collaborazioni, insomma, varie cose. Quindi la stagione non si limita mai solo agli episodi girati sul set, ma anche ad altri come questi. Niente, spero vi sia piaciuto. La zia non è presente in questi tre episodi perché purtroppo è ammalata come sono ammalato io, anche se forse da me si sente un po' di meno. E quindi siamo ammalati, ognuno a casa sua e quindi non c'è. Comunque la zia è sempre con noi e vi spia e vi guarda, no? Però è sempre con noi. Ciao zia, un bacio, ti amo, amore. E niente, ragazzi, noi vi salutiamo e mi dispiace che non c'è l'effetto corale, ma come sempre, questa non è missione difficile, ma missione impossibile. Ciao, ragazzi.